Ciao a tutte, ciao, oggi nuovo tutorial, sono sempre con questo cerottino purtroppo, mi cade tutto e ho tutti i pezzi ovunque di qualsiasi cosa perché ho finito di registrare tre tutorial, oggi mi sono veramente impegnata tantissimo, però oggi volevo fare un tutorial diverso perché io faccio queste piccole confezioni per i bambini, ma anche per la scuola e mi diverto moltissimo, però devono essere veloci perché se poi devo fare una cosa che ci metto tanto tempo, guardate qui che l'ho messo un po' sottignaccolo, ma ho questa videocamera, questo cavalletto davanti che veramente mi impedisce di lavorare, ma devo un po' risolvere questa cosa. E vi volevo far vedere questa piccola confezione di cioccolatini, carina da regalare, non impegnativa e velocissima perché io capisco che anche molti di voi dicono io lavoro, io non ho tempo, ma così si può realizzare in 5 minuti, cioè veramente potete realizzare 15-20 pacchettini in veramente in pochissimo tempo. Basta avere piccoli nastri e giocare un po' con i colori. Allora, questo io ho fatto un piccolo sacchetto e ho usato la Big Shot che dopo vi farò vedere quando vi farò vedere i materiali e la Big Shot, però voi potete comunque ritagliare da qualsiasi parte, insomma, anche scaricarlo da internet, poi se non volete fare il gufetto fate un'altra cosa, insomma, basta che sia veloce da fare. Con un po' di fiocchettini rimane così carino, carinissimo, che rimane i cioccolati, con i cioccolatini sotto. È molto molto carino da regalare. Potete anche farlo più alto che il gufetto rimane su in alto e si vedono di più i cioccolatini. Insomma, potete fare come volete. Io vi do l'idea. Io l'ho fatto sia con i gufetti, li ho fatti con i fiori molto grandi. Peccato che non ho, scusate, avuto tempo di farvelo vedere. Però potete anche giocare, potete anche metterci. Vediamo se ce l'ho qua. Scusate, ma io perdo tutto. Io veramente vado a. Cioè, qui c'è un per pulire il cotton fioc per pulire i cabochon. Cioè, di tutto e di più qui. E anche mettere un piccolo fiore o il fiore qui di lato al gufetto. Insomma, potete, se è femminuccia, potete metterlo qua laterale. E incollarlo, potete fare come volete. Insomma, io ho dato soltanto così l'ispirazione con dei cioccolatini. Prendete un sacco da un sacchettino da 1 chilo di cioccolatini, ne fate veramente tanti e vi divertite anche per gli amici. Un pensiero veloce. Spero di pubblicarlo entro oggi in maniera di farvi vedere subito come si fa e come si realizza. Passo subito ai materiali. Questo è uno penso di tutorial più veloci abbiamo fatto. Un bacione a tutte e al tutorial. Allora, materiale. Io ho già fustellato con questa fustella della Big Shot, questa che avevo pagato 19 euro all'incirca, sì, chi le fa di più, chi le fa di meno, però in fiera l'avevo pagata 19 euro. Me ne sono innamorata, mi piace tantissimo e l'ho utilizzata molto. Però voi se non avete diciamo, la Big Shot, potete comunque ritagliare, ci sono degli schemi su internet che potete ritagliare il gufetto, potete farle anche un altro gufetto, insomma, non c'è problema. Io mi trovo bene con la Big Shot, così è già fatto, con 2 secondi riesco a fare tutto. Poi ovviamente questa qua è la fustella, poi occorrono dei nastri che potete scegliere i colori, arancio, giallo, azzurro, come volete voi. Poi dei cioccolatini, ecco qua, li metto a posto perché veramente oggi fa un po' caldino. Mi tengo in mano una bustina e la colla a caldo, cioè semplici semplici, e gli occhietti che non so dove li ho messi, ecco, da qualche parte. Insomma, è facile facile da fare, potete sia comprare gli occhietti oppure no, insomma, io lascio sempre a voi l'interpretazione, il telefono va che tutto andare. Passiamo al tutorial. Allora, adesso tolgo tutto della fustella, ecco qui ci sono gli occhietti che ti fa il segno, ecco così si vede bene, perché se ne possono fare due, al limite sì, col fatto di mettere. Ecco, fare per esempio una con gli occhi bianchi, con gli occhi verdi, in maniera di utilizzare
tutti i colori. Ho fatto soltanto due colori, giusto come esempio, poi io l'ho fatti arancio, l'ho fatti, insomma, ne ho fatti molti. Peccato se riesco a fare, a farvi vedere la foto. Ecco qua. Con la fustella sinceramente molto è meglio, perché è una cosa un po' più veloce, è velocissimo. Certo ritagliare, però insomma uno può anche ritagliare. Ho preso tutto, yes. Allora comunque devo rifare poi con la fustella, perché abbiamo un occhio e un occhio per cui devo rifare, ripassare con la fustella gli occhi. Allora vedete che possiamo metterli bianchi, facciamo questo verde che si vede meglio, no? Possiamo mettere il cuoricino così, facciamo completamente l'opposto. Vediamo se ho tolto tutto dalla fustella. Sì, vorrei di fustella, me ne sono dimenticata perché ho fatto soltanto una passata con un ripasso quello bianco. Ecco qua, questo si può mettere anche sotto, vedete, così. Vicino e basta. Questi sono quelli verdi, li utilizziamo per quello verde. Viene bene. Io purtroppo, ecco, passa soltanto una volta, ma faccio, pensare, ho rimesso a posto tutta la fustella mi ero dimenticata che, allora adesso ripasso di nuovo, faccio l'altro occhio, perché sennò ci rimane così, eh. Ecco qua, ho assemblato tutto. Ora dobbiamo mettere la colla a caldo. È veramente carino, proprio carino, con questi occhietti che ho preso. L'altra volta li avevo presi piccolini, invece questi grandi sono molto più carini. Incolliamo tutto con la colla a caldo, lo abbiamo lasciato. Non basta poco, non è che ne dovete mettere una tonnellata. Che carino, carinissimo. Certo, con questi occhi che si sono spostati, mettiamoci anche gli occhietti, eh? Uno e due. Uno e due, ecco qua, lo mettiamo qua, un goccettino. E anche qua, che poi col cavalletto davanti è difficilissimo. Ok, facile facile. Ora con la colla a caldo prendiamo un pezzettino di nastro con le forbici, insomma non ne serve molto, un pezzettino così, ecco. Possiamo metterlo in questi, in questa maniera, in maniera che poi ci possiamo poi mettere il nastro, o possiamo girarlo come, come preferite voi. Insomma, io lascio sempre decidere le cose. Ecco qua, facile facile. Ecco, lasciamo asciugare. Ora prepariamo il sacchettino. Allora prendiamo il sacchettino, faccio sempre dei disastri io, eccolo qua. Allora mettiamo tutto di cioccolatini. Dopo messi i cioccolatini, eccoli, mettiamo tutto di cioccolatini, tutto insomma un po'. Ecco qua. Ieri sera ho comprato i cioccolatini, i miei figli, insomma, hanno mangiato una busta, quasi tutta la busta. Perché devo fare il tutorial?
qua. Io già ho preparato tutti i sacchettini anche, un po' di cioccolato, questo è un po' altino, devo dire che qua si è, accorcio un po' la busta perché è troppo alta, ma vedo di quelli più piccolini, ma questa insomma è gigantesca, ma l'ho terminate, e tolgo. Allora, adesso iniziamo, dobbiamo decidere, perché poi dobbiamo mettere il buchetto, per cui il fiocco lo faremo, diciamo, sì. Allora, il fiocco lo faremo qui. Prendiamo un nastrino arancio. Facciamo un nodo. Poi facciamo un piccolo fiocchetto. Io non faccio i fiocchi, li faccio da impazzita. Ecco, piccolo fiocchettino fatto bene. Poi prendo un altro colore, prendo il giallo che mi piace molto. Faccio di questo. Aspetta che così non vedete. Scendo sotto, scendo sopra. Io ne faccio ancora perché mi piace bello ricco. Ecco qua, già così mi va bene. Prendo le forbicine, taglio, metto al centro, metto il dito, certo con questo cavalletto, io se non mi faccio il cavalletto piccolino, se è troppo grande il cavalletto mi impiccia. Ora dobbiamo mettere, tagliamo, dobbiamo mettere questo gufetto che inseriamo da questa parte, così, e inseriamo anche quest'altra parte. Senza distruggere il gufetto come faccio io, facciamo un altro nodo. E un altro fiocco. Gli fiocchi bisogna abbondare, eh? Quei fiocchi che ci sta benissimo. Qua. Allora, adesso prendiamo questi qui e lo tagliamo di traverso. Se riesco a prendere le forbicine, almeno diventa carino. Prendiamo anche da quest'altra parte, diventa carino. Il gufetto con i cioccolatini sotto. Poi possiamo anche fare più grande, vi faccio vedere anche la versione, diciamo, di tutta la bustina sana con il gufetto bianco. Basta mettere il po' più alto, se non ingrandisco, ma ho tutta la scrivania con perline e tutto. E questo è il gufettino divertente, divertentissimo, un po' stortignacolo forse, quindi le cose perfette. E questo è carino perché poi si stacca, questo si stacca e lo possono mettere ovunque. Vedete? Con i cioccolatini, carino, carino. Allora, il tutorial è finito, è un tutorial diverso, un tutorial così, veloce, tanto per farvi vedere che lo possono fare, insomma, i bambini, no, se voi usate la colla a caldo voi,
i bimbi lo possono usare, si possono divertire. Io ne ho fatti tanti di questi, li ho fatti anche più alti, con tantissimi cioccolatini. E peccato, se ho le foto ve le faccio, insomma, ve le faccio vedere come l'ho fatto in azzurro, in tantissimi colori. Però sono molto molto carini. Un bacione a tutte e al prossimo video, un tutorial diverso. Ciao!